Andavamo da 15 a 28 anni. Un ragazzo di Fix, si chiamava Francia, aveva 15 anni, non aveva compiuto i 15 anni. Un altro di Capita Guastalla, c'è ancora, ne aveva 17. Gli altri sono intorno, io avevo 20 anni, pochi più, 21 anni. Gli altri, circa lì, sono 20, 22, 23. Ce n'era uno di 28 anni che lui era sposato con un bambino di un anno e avevano arrestato sua moglie e l'hanno torturata e violentata. E qui si può capire anche i fatti del dopoguerra, questo è il problema. Tutte le barbarie che hanno fatto i tedeschi, i fascisti, qualcuno si è vendicato. Io non sono mai stato d'accordo di fare delle rappresaglie del genere, anche da parte nostra, finita la guerra, finito tutto e chiudiamo la partita. Però mettiamoci nei panni anche di questi partigiani o anche civili che hanno subito queste angherie. Fai fatica dopo, nel momento, se incontri il carnefice a farci una carezza. Perciò, prima di parlare del dopoguerra, dobbiamo capire cosa è successo durante la guerra e queste barbarie che, per esempio, ci hanno guastato anche noi, questo è il problema. Cioè questi eccidi, queste violenze, eccetera, anche per noi è stata una cosa tremenda, insomma. Io però, che ero una religione cattolica, ero sempre prima diciamo, per il perdono e tutte queste cose, è stata dura anche per me.